Sapevi che esistono diversi tipi di basilico? Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Siuzzolini ed in questo video parlerò della coltivazione del basilico greco. Il basilico greco si differenzia dal basilico normale per via del fatto che ha le foglie molto più piccole, sono lanceolate e l'odore un po' più delicato. Partiamo subito da capire come si coltiva il basilico greco. La coltivazione del basilico greco non si discosta particolarmente da quella del basilico normale. Iniziamo dall'esposizione. L'esposizione ottimale per il basilico in primavera è quella in pieno sole, mentre in estate si consiglia la penombra. Infatti, specialmente quando le temperature sono di 37, 38, 39, 40 gradi, e l'insolazione è fortissima, il basilico potrebbe un po' soffrire in pieno sole, quindi si consiglia la penombra. Riguardo le temperature di coltivazione, si parte da una minima di 10 gradi, una massima di 42-43 gradi. Un optimum di temperatura per la coltivazione del basilico greco è quella che va dai 20 ai 30 gradi, quindi se riuscite a mantenere il basilico tra i 20 e i 30 gradi, lo vedrete crescere più velocemente e comunque più bello. Può essere anche coltivato chiaramente oltre che in piena terra, anche in vaso sul balcone. L'importante è che ci sia abbastanza sole e abbastanza luce. Riguardo l'irrigazione, il terriccio del basilico va mantenuto sempre leggermente umido. Una cosa intelligente che potete fare per capire quando annaffiare il basilico è quello di infilare un dito nel terriccio. Se il terriccio è secco, dovete assolutamente annaffiare la pianta. Se il terriccio è umido, va benissimo. Se il terriccio è inzuppato d'acqua, non va bene perché il basilico è vero che soffre la siccità, però soffre anche di stagni idrici. Quindi, se il terriccio è troppo zuppo, dovete trovare un metodo per far sgrondare l'acqua. Un'altra cosa importante è quella di non far rimanere acqua nel sottovaso, infatti il ristagno idrico potrebbe portare velocemente a dei marciumi radicali e quindi alla morte del basilico. Parliamo ora del terriccio. Il terriccio per il basilico, il terriccio ottimo per il basilico è quello con un pH neutro, comunque subacido, un terriccio soffice, ricco di humus e comunque ben drenato. È importante nel basilico avere abbastanza sostanza organica nel terriccio, infatti con la sostanza organica cresce molto meglio. Riguardo la concimazione, il basilico, ricordiamo che è una pianta annuale, quindi vi dura comunque una stagione, primavera, estate, un po' di autunno, poi muore. Solitamente i vasi che comprate comunque nei vivai o nei negozi sono già concimati, però se volete concimare vi consiglio un concime. Allora, se dovete utilizzarlo per voi, comunque un concime biologico è consigliato. Quindi magari dell'humus di lombrico, dell'etame, dello stallatico. Se no, se volete farlo crescere un po' di più, potete utilizzare anche un concime non biologico con azoto, fosforo, potassio e microelementi. Riguardo le tempistiche e le quantità di concime da utilizzare, i concimi sono troppo variegati e comunque diversi per parlarne. Una cosa doverosa è quella di prendere il concime, girarlo e leggere l'etichetta. Leggerete sia la quantità che dovete utilizzare, il dosaggio e il periodo di ogni quanto insomma dovete cucinare. Riguardo alla propagazione del basilico, il basilico greco è una specie molto semplice da propagare, o meglio da riprodurre, con la semina. I semi devono essere seminati dalla primavera all'estate. Potete metterli direttamente a spaglio nel terriccio oppure nel vaso e tenere il terriccio sempre umido. Dovrebbero germinare nel giro di 6-7 giorni e nel giro di un mesetto dovreste avere una piantina di queste dimensioni. Per quanto riguarda la semina, è consigliabile un'esposizione molto luminosa, infatti la luce è importante per il seme, e tenere il terriccio sempre umido. Riguardo le patologie che possono colpire il basilico greco, la prima è sicuramente quella del marciume radicale, che succede che avviene quando c'è troppa acqua, quando rimane acqua nel sottovaso, quindi con ristagno idrico, non può essere curato e bisogna necessariamente prevenirlo, quindi svuotando il sottovaso oppure annaffiando in maniera intelligente la pianta, quindi con dei cicli di asciutto e bagnato. Riguardo insetti o comunque molluschi che potrebbero far danno al nostro basilico greco, ricordiamo gli afidi, che sono chiamati gergalmente birocchietti delle piante, sono dei piccoli insetti neri che succhiano la linfa. Potete utilizzare un insetticida, dovete chiamare insomma un agronomo, un giardiniere o recarvi in un negozio di agricoltura. Ci sono degli insetticidi specifici, si chiamano aficidi, oppure se volete risolvere a casa potete preparare in un nebulizzatore di 1 litro 10 cc di sapone dei piatti, 5 cc di olio di semi,
in 1 litro d'acqua e nebulizzare bene sulle foglie. Dovreste risolvere in questa maniera. Un'altra cosa che potrebbe dar fastidio al basilico greco sono le lumache. Le lumache, io vi sconsiglio di utilizzare insomma dei lumachicidi, specialmente se dovete utilizzare il basilico in cucina. È un rimedio biologico che funziona abbastanza bene contro le lumache è quello di spargere abbondante cenere nei vostri vasi o comunque nel vostro orto, intorno alle piante. Dovrebbe dar fastidio alle lumache. Il video sulla coltivazione del basilico finisce qua. Se il video ti è piaciuto puoi mettere un mi piace, e se hai qualche domanda da pormi puoi farlo nei commenti. Se ti va puoi dare un'occhiata al mio sito iuzzolinifortunato.com, lascerò il link nella descrizione.